visto oggi che sei arrivato con un paio di pinne un po' particolari. Sì, che pinne sono? Queste sono le Bomblastic Dynamic della Salvimar e le ho appena prese perché ho sentito che sono molto performanti e sono fatte con una fibra di carbonio che usano per le palle degli elicotteri. Ah, allora è vero. Sì, oggi le proverò e poi ti farò sapere se sono veramente così performanti. Perfetto. Comunque ne ho sentito parlare molto bene. Bene. Tra l'altro tu sei un apneista anche, oltre che bombolaro normalmente. Come, sì. Cosa fai di preferenza? Allora, diciamo che a parte oggi che sono con le bombole, normalmente fotografo in apnea. Dunque ho scelto queste pinne per vedere di migliorare la mia dinamicità subacquea in apnea e nella prossima gara che farò la prossima settimana di Safari Photo Sub e userò queste pinne per la gara di Crotone e speriamo che mi portino bene perché sono molto performanti. Molto bene, ma poi ci vuole anche la bellezza, ci vuole il manico per fare le foto belle, ma tu ce l'hai oramai, no? Speriamo. Però tu hai fatto il tuo circolo, state portando avanti un'iniziativa molto particolare a carattere benefico, ci puoi accennare qualcosa? So che è novembre. Allora, il 19 di novembre presso la sede del Circolo Nautico Ilva a Genova Pra ci sarà una manifestazione per i bambini del Gaslini. Potranno partecipare anche bambini che non sono del Gaslini. Comunque, preferibilmente noi andiamo al Gaslini, prendiamo tutti i bambini che sono in grado di venire presso la nostra sede, li prendiamo con i nostri mezzi, li portiamo al circolo e gli facciamo passare una giornata in mare diversa dal solito, lontano dalle preoccupazioni che hanno per le loro malattie. E questa manifestazione mediamente la facciamo 3 volte l'anno. Siamo qui per la 26esima puntata di Nel Blu e questa volta ci avvaliamo della collaborazione del Diving European Diving Center di Santa Margherita di Filippo Carnevali. Curiosamente abbiamo fatto nella una delle recenti puntate la Gerardia Savaglia, falso corallo nero a Punta Chiappa. Nel frattempo abbiamo saputo da Filippo che qui a Punta del Faro di Portofino non c'è una sola Gerardia Savaglia, ma c'è una vera colonia, per quello che torniamo nel posto veramente che ci darà delle soddisfazioni. Adesso sentiamo da Filippo il briefing e cosa può raccontare della prossima immersione. Vi farò da guida per questa immersione al Faro di Portofino. Faro di Portofino è la prima immersione che si trova dal Parco Marino arrivando da Santa Margherita ed è il sito più interessante di tutto il parco. È un sito molto ampio che offre la possibilità di fare numerosi giri diversi al suo interno. Allora, in particolare oggi ci divideremo in 2 gruppi, sarà un gruppo che scenderà più profondo appunto per andare a vedere questa colonia di Gerardia Savaglia che sembra sia la più grossa del Mediterraneo conosciuta. Sembra ci sono una ventina di rami, quindi è raro beccare insomma tanti rami così vicini in un piccolo spazio. Con l'altro gruppo invece qua ci porteremo a una quota minore, faremo una battimetrica massima dei 30 metri e andremo a girare praticamente intorno, a massima profondità la faremo dietro a questa punta all'interno del faro, con parete a destra gireremo tutto intorno passando di fianco al corpo morto che abbiamo qua davanti alla barca e a quel punto risaliremo e ci terremo sulla ventina di metri per fare tutto il pianoro che ci troviamo qua dietro. Okay. Vedremo sicuramente tante cernie, facili identici, barracuda, nella parte interna del faro molto probabilmente beccheremo anche tanti polpi,
Polpintana, probabilmente. La sosta finale l'andremo a fare su questa punta, dove c'è uno scoglio giusto a 5 metri che sarà comodo come riferimento. Oggi era uno spettacolo, dai 20 metri in giù la visibilità era bellissima e poi mi sono fatto il bagno in mezzo a ricciole, palamite e barracuda, veramente bellissimo, veramente bello, bello, bello. Gorgonie, stelle Gorgone, ne ho viste tre che comunque sono abbastanza rare, sì. Qua su promontorio, profonde. Un po' fonde, sì, perché vanno dai 40 ai 50 metri. Bene, ma qui però c'è anche bellissimo. Una cosa curiosa, che Marco è un professionista dell'immersione perché fa la guida subacquea? Sì, 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 ormai da 20 anni. Bene, allora oggi probabilmente è una tua giornata libera? Sì, 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 una mia giornata libera, ne approfitto per andare a vedere le bellezze che ci sono qua. Veramente. E per godermele anche un po' di più, visto che quando magari c'è la gente è un po' meno divertente. Benissimo, questo è molto gratificante, siamo anche contenti come nel blu di avere un professionista che ha voluto unirsi al nostro gruppo. Grazie mille. Bellissimo, devo dire che quanto è bello fuori il monte, oggi era proprio splendido anche sotto, sui 15 metri di salendo c'era barracuda, il dente circaccia, una cernia grossa quanto me, le corvine in tana, veramente uno spettacolo, proprio da non invidiare nulla ai paesi tropicali, veramente splendido. Ecco, ha detto una frase molto significativa, infatti Paola, dopo aver lavorato per qualche tempo all'acquario di Genova, un po' di anni fa, parecchi, ha svolto un'attività, diciamo, di diving all'estero, dove? Sì, in Indonesia. Ecco, in Indonesia, tant'è non ha perso il vizio. No, qui mi appassiona sempre, veramente bellissimo, sempre una scoperta. Ecco, è un lungo intervallo durante il quale hai lasciato la Liguria. E da allora che cosa hai trovato di differenza qui nell'area marina? Molto più ricco, devo dire. Anni e anni fa non c'erano tutte queste cernie, dentici, barracuda, è veramente molto più ricco. Bene, diamo un voto per concludere al diving? Ah, per me è 9, sì, per non dare il 10. Possiamo anche allargarci. Possiamo anche allargarci e dare il 10, sì, sì. Massimo ormai lo conoscete meglio di noi perché è il nostro super esperto di immersioni anche profonde. E oggi ha fatto un'ulteriore discesa per scoprire, fotografare, spero bene, ora vedremo, la famosa Gerardia Savaglio, ovvero il corallo nero. Com'è andata oggi? Benissimo, c'era un pelino di corrente, ma questo ha contribuito a tenere pulita l'acqua, per cui c'era un po' di sospensione, ma siamo stati sui 20 metri di visibilità, ci ha accompagnato su questa immersione un po' giù, a vedere questo piccolo bosco di Gerardia Savaglia, piacevole, molto bello. Non abbiamo avuto molto tempo per scattare, ma comunque qualche cosa abbiamo fatto. Comunque poi avete visto anche un mare di pesce, a quanto mi dico. Mare di pesce, una sorpresa incredibile, un banco di corvine che praticamente ci ha fatto da modelle e si è prestata a farsi fotografare. E adesso con la dottoressa Bearzi, in pochi centimetri d'acqua abbiamo beccato delle meduse, una medusa stranissima che spero di essere riuscito a portare su perché era molto difficile da mettere a fuoco. Adesso poi vedremo che cos'è. Bene, bello, bello come sempre.